Ehi, ma perché non andiamo al cinema? Sì, ma vorrei vedere un film romantico. Certo, i due innamorati sedevano sulla riva di un bel lago scambiandosi dolci Che parole. spiritoso! Ehi, voi due, la volete smettere? Brutto robot arrugginito, non mi interrompere! Perché mi tratti così male? Scusa, ma in qualche modo dovevo impedirvi di amoreggiare così in mezzo alla strada! Hai rovinato la mia dichiarazione d'amore! Ehi, ma cosa vi prende oggi? Avanti, venite gente, visitate il nostro meraviglioso centro giochi. Non ti sembra la voce di Dromio? Già, temo sia lei. E ora attenzione, si apre il sipario. Oh! Ah, oh! Salve miei cari fans, perdonatemi se vi ho fatto aspettare. Vi starete chiedendo cosa stiamo facendo. Beh, ecco, dobbiamo fare solamente i bersagli. Signori, il gioco è semplice, dovete soltanto tirare qui le palle. Se riuscirete a colpirci, vincerete un grosso premio, provate. Beh, io ci provo, ho fatto per molto tempo il lanciatore di una squadra di baseball. Via! Ma cosa è successo? Che male. Lei è un violento, ha visto che ha fatto a quei due poveri ragazzi. Ma come, non era un gioco? Che dolore, mi ha distrutto la pancia. Mi scusi tanto, ma ha solo lanciato una pallina. Qualsiasi cosa abbia fatto, lei ha messo fuori uso l'uomo. Ah, che male. Oh, è terribile, questi due ragazzi sono tutta la mia vita, adesso come farò? No, nel filamento, ma sono io a poter tirarti. D'accordo, pago io tutte le spese delle cure per i ragazzi. Davvero? Bene, lei è una persona comprensiva. Dunque, il dottore, le medicine, le lastre, l'ingessatura e il ricovero in clinica, due denti nuovi, in totale 300.000, ecco. Ma sto scherzando! Che dolore, morirai! Anch'io, va bene, ho capito. Però ho l'impressione che mi stiate imbrogliando. La ringraziamo molto, signore, arrivederci. Avete visto quanti soldi abbiamo guadagnato senza fatica? Ora possiamo anche chiudere, ne abbiamo abbastanza per costruire il nuovo robot. Certo, Miss Drogno, ma deve calcolare che io ho bisogno dei soldi per il dentista. Non se ne parla nemmeno, noi non c'entriamo niente. Il dentista è per te, per cui te lo paghi con i soldi tuoi. Ah, che maniere. Non è giusto, non può essere così tirchia. Andiamo. Sì. Ecco, Miss Drogno, questo è il nostro nuovo potente robot. Non è bellino? Bellino? Ha un aspetto molto poco rassicurante. Pensi quello che vuole, ma sappia che nascosta nell'interno c'è un'arma micidiale. Davvero? E perché non me la fai vedere, allora? Va bene. Però, esteticamente non è granché, ma ha tutta l'aria di essere efficace. Spero proprio che questa volta le cose vadano per il verso giusto. Siamo pronti! Doc Robay non c'è! No. Eccomi qui! Sono Doc Robay, il più grande ladro del mondo! Inchinatevi! Come va? Alzati senza cervello! Ascoltatevi, scagnozzi miei! Il dottore certamente è nascosto proprio dietro quella maschera! Ho deciso di sorprenderlo sistemando dei rivelatori nel muro! Vedrete, questa volta scopriremo la sua vera identità! Guardate il segnale! I rivelatori hanno captato qualcosa! Che cosa state borbottando voi laggiù? Assolutamente nulla, dottore. Stavamo semplicemente ascoltando com'è bella la sua voce. Bene, ora vi do le istruzioni. C'è un ragazzo di nome Kantar che abita nel Paese delle Meraviglie e sa dove si trova la Docros. Ehi, ma esiste veramente il Paese delle Meraviglie? Se vi ho detto di andarci vuol dire che esiste. È proprio lo stesso posto di cui si parla in ogni parte. Ok, partiamo immediatamente alla ricerca della pietra. E allora buona fortuna, ragazzi! Doc Robay! Consula! Sì. Oh, che peccato, è andato via. Io ho paura che saremo puniti severamente per questo. Di certo il dottore non se ne dimenticherà. Temo che tu abbia ragione. Ma non mi dica questo! Do le mie dimissioni, mi licenzio, me ne vado. Ehi, boiacchi. Ma non cerchi di trattenermi? No, no, non lo farò mica. Stavo solo pensando che se vuoi licenziarti, hai diritto al tuo stipendio e alla liquidazione. Non voglio rubare i tuoi soldi. Ah, e stai dicendo proprio sul serio, Miss Drogno? Ma è chiaro, sarebbe meschino se dopo che tu hai lavorato così duramente per me non ti dessi quello che ti spetta. Ah, e sono davvero commosso. Però vorrei farti notare una cosa, se tu restassi ancora un po' potresti guadagnare molte, molte più soldi. Invece così Tonsolo diventerà un miliardario, mentre tu vivrai in campagna con una moglie grassa e tanti marmocchi.
Beh, questo è tutto, ora state a decidere. Ho deciso, ritiro le dimissioni. Lavorerò duro per lei per il resto della mia vita, se me lo permette, ecco. Sei sicuro? Non pensi alla mogliettina che ti aspetta? Ma quale moglie? La grossa campagnola? No, grazie, ci rinuncio proprio volentieri. Davvero? Allora posso mettere via questi soldi, no? Certo, io sono il suo futuro marito, cioè voglio dire il suo fedele servitore. Ok, basta così, torno al lavoro! Credo proprio che andrò a vivere in campagna. Destinazione Paese delle Meraviglie, avanti! Agli ordini! Agli ordini! Dobbiamo andare anche noi. Ok. Yatta! 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 Ed eccoci nel paese delle meraviglie. Cosa? Avete detto che non può esistere un posto del genere? Certo che esiste. Guardate nel ruscello, il buffo robot della banda Drombo che scende a valle. Cosa penserà l'ignara lavandaia? Oh, cosa sarà quell'affare? Ehi, c'è una vecchia laggiù. Oh, gli orchi. Orchi? Non dirà mica sul serio, signora, non siamo tanto brutti. Già. Ad ogni modo, conosce un ragazzo di nome Cantar, dovrebbe abitare qui. Hai detto Cantar? È mio nipote. Ah, bene, ora dov'è? È andato sulla montagna a raccogliere legna. Sulla montagna? Scusi, ci può spiegare dov'è? Credo che basti. Ragazzi, che ne dite di riposarvi? Ne ho proprio bisogno. Ci sono degli ospiti. Che bello, sono felice che siate arrivati. Avevamo finito l'intera scorta di cachi. Cantar, se non ne mangia diventa debole come una pianta appassita. Me ne basta uno per essere più forte di un leone. Magnifico, proprio come braccio di ferro. È così un bravo ragazzo. Quando è forte fa lui tutti i lavori pesanti dentro casa. Questo perché lui è nato da un cat. Come parentela è originale. Come? Docrostone, non ne ho idea. È una pietra scura di questa forma. Ma forse si trova sull'isola degli orchi. Ho sentito che è piena di tesori. Quindi è pericoloso andarci, ma un giorno vedrete, farò fuori tutti gli orchi. Sarebbe fantastico se tu facessi piazza pulita di quelle bestiazze. D'accordo, andiamoci tutti insieme, così non potranno farci del male. Oh, c'è cosa buffa in arrivo! Cosa? Ma che razza di animale è? Aiuto! Non mi sembrano per niente intelligenti. Avanti, Cantar, valli a prendere. Non farmi male. Aiuto! Ehi, voi due, non state lì impalati a guardare il ragazzo che combatte. Dategli una mano, su. Agli ordini! Aiuto! Sento che questa volta prenderemo la Docrostone. Vi scongiuro, siate clementi, risparmiate le nostre vite. D'accordo, Re Orco, ma ricorda che da oggi siamo noi padroni di questa isola, per cui dovrai darci tutti i suoi tesori. Lo farei volentieri, ma noi oro non ne abbiamo. Non mentire! So che avete accumulato i tesori rubati agli esseri umani. Questa è una sporca calunnia! Noi non abbiamo mai derubato nessuno e per vivere contiamo solo sulle nostre forze. Basta con queste sciocchezze! Cantar, forse è meglio che ci pensi tu, non sei d'accordo? Ora che ho mangiato i cachi mi sento in forza.
Penserò io a loro! Ditemi dove avete nascosto i tesori! Ma perché dici questo? È falso, gli esseri umani non sono cattivi. E invece sì, hanno chiuso tutta la popolazione del castello! Però non devi avere paura di noi due. Ehi, qui c'è puzza di dronio. Tutti lì, la mia mamma e il mio papà! Buono, Orchino, ce ne occuperemo noi. Ora che abbiamo messo sotto chiave questi mostriciattoli, possiamo cercare la pietra. Perché ha così tanta fretta? Potremmo riposarci un po'. È gradevole fare il sovrano. Sì, credo che questo sia il mestiere adatto per me. Volevo avvertirvi che sono appena giunti sull'isola un ragazzo e una ragazza con in veicolo a forma di cane. Come? Ma è Yatamen! Odio avere quei ragazzini sempre tra i piedi, uffa! Che? Sono arrivati dei nemici? Bene, ci penso io. Ehi, banda Drombo, siamo qui! Abbiamo saputo che ne avete combinata una delle vostre. Su, muovetevi, ladruncoli, venite fuori! O avete paura? Ben arrivato, Yattaman! Attenti a voi! Da dove spunta quel bambino? È proprio vergognoso che i due esseri umani difendano gli orchi! Hai ragione, Kantar, bisogna punirli, ecco. Fatevi sotto, forza! Ma che stai facendo? Ferma, ferma! Non lasciamoci sfuggire questa occasione, falle fuori, boiacchi! Non può, c'è Kantar con loro! Che? E allora che ce ne importa a noi? Perché mi guardate così voi due? Non ho chiesto la vostra opinione. Andiamo nella macchina, presto! Sì. I cattivi se ne vanno! Hanno raggiunto il robot! Insomma, vuoi smetterla? Stavolta la situazione è favorevole, approfittiamone. Va bene, mi impegnerò al massimo. Via! Attento a cantare! Yatakin, cerca di fermarli! Boiacchi, togli queste armi di qui, potrebbero cadere! Mi sento un uomo ridicolo! Non è che ti senti, lo sei! Accidenti, che sfortuna! Uffa! Ma chi mi ha messo questa buca proprio qui? Se voglio risalire, forse è meglio che mangi un kaki! Oh no, non ne ho. Spero che Miss Dronio mi dia una mano. Ehi, ma tu sei un orchino, che cosa vuoi farmi? Oh, non devi aver paura, Kantar. Come mai sei venuto qui? Ti ho visto cadere e ho pensato che tu avessi bisogno di aiuto. Oh, davvero? Pensare che credevo che foste cattivi. Miss Dronio, ora sembra che Kantar sia insieme agli orchi e ci capisce qualcosa. No, ma non ha importanza. Attacchiamo tutti! Bene, bomba multidirezionale. Ecco qui. Ehi, scagnozzi miei, che cosa state combinando? Così qualcuno colpiremo. Robby, è il momento del tonico. Il tonico è una fonte di energia che fa diventare Yatakin più potente. Pensate che la sua forza è 10 volte quella di Yatakan. Pesa! Ve lo porto io! Troppe pile sono scariche! Che disastro! E adesso che facciamo? Ti ho portato un kaki! Su, prendi! Grazie, quel che ci voleva! Ho mangiato un kaki e adesso è contro di noi! Ed ecco la sorpresa della settimana! Sentiamo cosa ci predice la macchina. Signori, ecco le predizioni per oggi. Se agirete accortamente senza mai sbagliare mossa, vi dirò: gioite gente, questo è il dì della riscossa. Con un colpo ben inflitto, Yatamen verrà sconfitto.
È incredibile. Dai, boiacchi, questa è la volta buona. Va bene, ecco l'arma segreta, via. Siamo tre gemelli crudeli. Siamo tre gemelli agguerriti. E noi siamo due gemelli e mezzo. Siamo pronti, fratellini? Comincia la battaglia. Prendiamoli. All'attacco. 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 Boiacchi, a quanto pare l'oracolo si è sbagliato. Ma ci hai detto che vinceremo, dobbiamo vincere. Ti dirò una cosa, io non ho mai creduto agli oracoli. Ecco qua, sulla spalla, un altro ancora, ecco qua, ecco, finito. In orbito! Allora, siamo pronti? Ok. Yattaman! Yatta! Yatta! Yattaman! Yatta King! Uffa, uffa, c'è andato tutto storto anche questa volta. Credo che non sarà nemmeno l'ultima. Non ho speranze, ormai vi tengo solo per la gioia di punirvi. Date un po' un'occhiata dietro a voi. È una copia esatta della Docroston che state cercando. Già, è vero, ma la Docroston non può essere così grande. Ciò vorrebbe dire che... Era ancora un'informazione falsa. Ebbene sì, devo proprio ammettere che questa volta avete ragione. E per questo non sarete puniti. Oh, ma dice sul serio, dottor Docrobei? Certo, quando mai vi ho detto una bugia? Bravo, evviva, evviva! Lei è veramente eccezionale, dottore! E il Misdronio si è dimenticato che abbiamo cercato di scoprire il suo vero volto. Già, è vero, bravo Boiacchi. Non mi ricordavo che avete tentato di tradirmi. Stavo per dimenticare un ottimo motivo per punirmi. Penso di demente, perché glielo hai ricordato? Beh, ecco, vede, dottore, era solo che volevamo sapere chi c'era dietro ad una voce così suadente e ben modulata. Con me non funzionano le adulazioni. Musica! Aiuto! Aiuto! Che cosa ci fa? Niente, non avere paura. Ho la netta impressione di essere su qualcosa di viscido, ecco. Ma questa è una fiora! Le faremo pagare tutto questo. Mia cara ammiratrice, aiutatemi. Mi dispiace moltissimo di avervi fatto passare dei guai. Ma l'importante è che alla fine siamo diventati amici. Già, non lo scorderò. Adesso corro al villaggio così potrò comunicare a tutti che gli orchi non sono affatto dei ladri. Mi prometti che ci verrai a trovare? Certo. E così, nel villaggio di chissà, nato chissà come e che si trova chissà dove, hanno scoperto che gli orchi non sono cattivi. Beh, se lo dicono loro, dobbiamo crederci. Arrivederci! Yatta! Yatta! Yattaman!